Sono state 453 le piccole e medie imprese calabresi sostenute con il Fondo Unico per l'Ingegneria Finanziaria. Stamattina a Catanzaro hanno raccontato la loro esperienza. Sono stati impiegati ben 76 milioni di euro. Ci dice tutto lo Stabia Baldino. Sentiamo. Lo strumento è stato utile, il Fondo Unico per l'Ingegneria Finanziaria a sostegno delle piccole e medie imprese calabresi ha funzionato. Regione Fincalabra stamattina a Catanzaro hanno presentato i risultati della misura programmata attraverso le risorse del programma operativo regionale, il POR Calabria 2007-2013, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare il tessuto economico locale. Questi strumenti hanno consentito loro, addirittura in alcuni casi, di dimezzare il proprio rating, quindi di avere davvero la possibilità di accesso al credito. Hanno visto la possibilità di ottenere liquidità in un momento in cui non ne disponevano e quindi di non dover rinunciare anche a delle commesse importanti che avevano ricevuto. Quindi quello di oggi non è soltanto il racconto di alcuni strumenti finanziari che hanno funzionato, ma è il racconto che offriamo alla voce degli imprenditori. Ci raccontiamo attraverso la voce di imprenditori che hanno utilizzato questi strumenti. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, sottolineata la sinergia tra Fincalabra e la Regione Calabria. Questo è stato un bando complesso, il fondo, come dire, ha subito notevoli difficoltà per essere investito, perché non sempre abbiamo trovato un sistema bancario che aiutasse questo fondo. E proprio questo testimone la necessità che strumenti di garanzia vengano, anche nel futuro affidati a Fincalabra, perché, come dire, ha sicuramente delle strategie di accesso al credito più elastici e flessibili di quelle che non ha una banca. Il fondo ha funzionato bene.